15 milioni di dollari. Non so se avete capito la cifra. Sono orgoglioso di presentarvi la nostra casa nuova. Eccola qui. Notate qualcosa? Guardate bene la casa, guardatela bene, guardate dove si trova. Quindi ragazzi, ditemi se vi piace la nostra nuova casa. Questa porta non ho mai capito che c'è. Questa è stata aggiunta perché prima non c'era. Guardate quanti soldi buttati qui. Ma perché li hanno buttati così? Ma un parere è bellissima, ditemi voi. Oh, colpo segreto. Vado, sono andato a chiudere in pieno. E ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua Megozzo, benvenuti tutti quanti, finalmente, dico finalmente, questo nuovo video che stavamo tutti aspettando nella vita reale da calciatore, da bambino, insomma, nella vita reale in generale, perché ragazzi penso sia un video molto importante per i nostri protagonisti. Allora, come state? Tutto bene? Non ci vediamo da tanto tempo. Vabbè, non ci vediamo da ieri, insomma, spero stiate bene. Ragazzi, vi avevo detto da un po' di tempo che avremmo cambiato casa. Finalmente, oggi cambiamo casa. La nostra casa da 15 milioni di dollari. Non so se avete capito la cifra. 15 milioni di dollari, che se la guardate, a un certo punto direte, ah. Quindi ragazzi, non vi spoilerò niente perché qui si vedranno i veri fan che hanno seguito la serie dall'inizio e capiranno molte molte cose. Bene, allora mi raccomando, partiamo subito con un bel like a bomba istantaneo, mi raccomando. Ragazzi, so come al solito che me lo chiedete in molti, faccio il possibile come al solito. Voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Matte Bode che mi scrive: ti stimo troppo, mi fai un video in cui mi saluti? Addirittura un video, raga, devo fare un video apposta. Ti saluto qui. Bella, ciao Matte, ti saluto. E saluto anche Matty Thomas 20 che mi scrive: sei un pro, sei mio youtuber preferito, mi saluti nel tuo prossimo video. Ecco, ma no, che posso dire di no a voi? Ciao Thomas, ti saluto, è grande anche da casa. Mentre ragazzi, vi ricordo, dovete farlo invece, perché se anche voi dovete essere salutati, siete in tanti che me lo chiedete, io cerco di accontentarvi tutti. Venitemi a seguire su Instagram, mi raccomando, fatelo. Ci mettete 2 secondi. Spascio la telecamera. Lo trovate qui ragazzi in descrizione. Mi raccomando, venitemi a seguire. Chi seguirà ragazzi potrà avere la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video e di parlare anche con me in direct. Quindi ragazzi, mi raccomando che vi aspetto. Forza. Ragazzi, direi che ci siamo. Il nostro CR7 è in carico. Ragazzi, siete carichi? Siete carichi? Non so, oggi ho voglia di essere carico. Voi siete carichi? Spero che siate carichi, perché oggi Ronaldo è carico. Guardatelo come è carico. Ronaldo, sei carico? Sei carico? Sei carico? Ok, ragazzi, lasciando perdere gli scherzi, mi arrivano i messaggi di Ammunition di andare a comprare le armi. Vabbè, sì, Ronaldo Junior lo ammazzerò prima o poi. Tranquilli che lo ammazzeremo. Allora, come ben vedete ragazzi, finalmente è arrivato il momento fatidico. Molti mi stavano dicendo nei commenti: oh my god, la casa nuova, quando, perché ovviamente lo volete vedere. Ho già salutato nel video precedente con Ronaldo Junior, oggi lo salutiamo con Ronaldo. Perché sì, Jasmine, Ronaldo Junior, le guardie e tutte le cose nostre sono già alla nuova casa. Quindi ragazzi, ora lasceremo questa qui, più tardi verrà Michael con la pala a vedere se la devono distruggere o devono costruire qualcosa di nuovo. Noi intanto saliamo sulla nostra Ferrari Baba, perché ora partiamo e andiamo a vedere la casa nuova. Spero vi possa piacere, perché ragazzi non è che l'abbiamo pagata un milioncino, due e mezzo, tre, cinque, ma 15 milioni di dollari. Sapete quanti sono 15? Porca di una miseria, con 15 milioni di dollari vivi, non so, per tutta la vita di rendita se ti compri una casa normale. Quindi io spero veramente vi piaccia la casa che vedremo adesso, anche perché ragazzi è stata fatta da Michael e ho fatto lavorare, attenzione Ronaldo, ho fatto lavorare le persone, gli architetti, tutti i muratori come schiavi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per farla costruire il prima possibile. Ora che la vedrete capirete anche il perché. E qui, come vi ho già detto ragazzi, solo i veri fan capiranno, potranno capire, o anche quelli nuovi se non lo sanno, perché capisco che ci sono anche iscritti nuovi. Spiegherò tutto quanto come è la storia, insomma. Ragazzi, preparatevi, perché nessuno di voi si aspetta questa cosa, ovvero diciamo le persone che diciamo sono nuove, che non stanno da un po' di tempo, questa cosa non la conoscono. Però i vecchi fan sapranno che cos'è questa cosa. Sono orgoglioso di presentarvi la nostra casa
nuova, eccola qui. Ci sono tutte le nostre auto che la sicurezza dell'FBI ha fatto traslocare, ha fatto spostare, e direi che tutto è andato a buon fine. Bene ragazzi, allora, notate qualcosa? Io non vi dico niente. Notate qualcosa? Guardate bene la casa, guardatela bene, guardate dove si trova, vicino alla scritta Hollywood. Vi ricorda niente? Ok ragazzi, se non ve lo siete ricordato, ve lo ricordo io. I veri fans qui riconosceranno che questa è la vecchia casa di Cristiano Ronaldo. Sì ragazzi, perché prima di traslocare la casa che abbiamo appena lasciato, noi eravamo qui. Soltanto che ci sono state delle complicazioni. Abbiamo pagato questa casa 7 milioni all'inizio, non l'abbiamo saldata tutta. Avevamo, diciamo, avuto dei problemi. Avevamo ucciso Trevor, che poi non avevamo ucciso. Cioè ragazzi, insomma, successe un casino quando eravamo in questa casa. La casa fu venduta all'asta, noi perdemmo tutto, poi ovviamente riuscimmo a tornare in carreggiata come calciatore e tutto il resto, ma perdemmo tutto. Quindi diciamo è che è stata una richiesta sia di Jasmine, che io Jasmine ragazzi l'ho conosciuta proprio qui, e sia di Ronaldo Junior. Dov'è Ronaldo Junior? Ah ecco, sia di Ronaldo Junior, che mi hanno chiesto appunto: papà, 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 Ronaldo, 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 vogliamo di nuovo la casa di prima, che era bellissima. Quindi ragazzi, ditemi se vi piace la nostra nuova casa. Per i vecchi fan, spero vi possa piacere. Vi ricordate come stavamo bene qua? Insomma, era bellissima, a me piace molto di più questa. E per i nuovi fan, ragazzi, allora, vi spiego che questa è una casa epica. Allora, come vedete ho fatto già mettere Bugatti, Mercedes, Ferrari, questa di Jasmine, la Porsche. E poi ragazzi, nel garage ovviamente c'è altro. Ovviamente, essendo il primo giorno ragazzi che ci siamo trasferiti, non ho pensato a mettere alcuna guardia del corpo. Domani ovviamente ci saranno. Per i nuovi fan che non conoscono la vecchia casa, e anche per i vecchi che magari non se la ricordano, per cui ragazzi posso capire che non ve la ricordiate. Infatti per tenere su questa casa, oltre ad averla pagata tanto ragazzi, ci vogliono molti FPS. Infatti non è un problema di poter reggere gli FPS della casa. Comunque, questa è l'area ristoro con la piscina, una doppia piscina, un ponticello di legno, la cucina e tutto il resto. Mentre poi a piano di sotto abbiamo il garage, insomma le vecchie cose che avete già visto o che sicuramente vorreste vedere, perché ovviamente le macchine le abbiamo lasciate qui, le macchine principali, quelle che usiamo di più. Anche se poi raga, col cavolo che tengo queste macchine qui, perché spariranno tutte, sono sicuro, per la fame che sta spariranno tutte, come è successo a me insomma nella realtà, che mi stanno rubando la macchina. Sì, per chi non lo sa ragazzi, mi hanno rubato quasi la macchina, per cui meglio non far rischiare anche Ronaldo. E ragazzi, lì c'è una piccola piazzola per l'atterraggio. Come vedete Michael e i suoi muratori, non so, hanno fatto, ricostruito tutto, tutto com'era ragazzi, perché è veramente una casa che mi piaceva molto. Qui c'è un'altra piccola area ristoro che ho fatto fare per Ronaldo Junior. Questa ragazzi è la camera da letto mia e di Jasmine, spero vi possa piacere. E adesso vi faccio vedere infine la camera di Ronaldo Junior. Ragazzi, questa è la cameretta di Ronaldo Junior, spero vi possa piacere, l'ho fatta fare apposta per lui, perché lui ama, insomma, ho lasciato tutto com'era ragazzi. Fortunatamente Michael ha fatto un ottimo lavoro, per questo infatti ci è costata così tanto anche ripoterla riprodurre esattamente com'era. E poi ragazzi, questa porta non ho mai capito che c'è, quindi lasciamo stare la porta. Bene, ed infine diciamo c'è la parte mancante del garage, che c'è, vedete, c'è la Smart di Ronaldo Junior, la Sesto Elemento di Ronaldo Junior. E poi ragazzi, ci sono altre due Lamborghini che sono da Simon a fare la revisione. Quindi se vi state chiedendo dove sono le altre due Lamborghini, non ci sono, perché sono da Simon a fare la revisione. E ragazzi, è dulcis in fundo al tour. C'è una cosa che prima non c'era: c'è un tavolo dove, vedete, tengo anche i miei soldi. Ci sono le armi per le guardie, perché ovviamente la sicurezza è la prima cosa. Ronaldo questa volta, ecco da dove escono tutti i 15 milioni. Qui c'è un piano bar, insomma ragazzi, questa zona è stata aggiunta perché prima non c'era. Ho chiesto a Michael personalmente di aggiungercela. Quindi questa è la parte finale del tour. Guardate quanti soldi buttati qui. Ma perché li hanno buttati così? Vabbè, come vedete le guardie ragazzi non hanno fatto un buon lavoro qui, hanno lasciato un po' in disordine. Però li posso capire, anche perché poverini hanno lavorato come dei cani in questi giorni. Quindi penso li pagherò il doppio. Nostra casa da 15 milioni di dollari. Ora aspetta a voi ragazzi dirmi: Omega, ci piace? I vecchi fan e i nuovi fan, insomma ragazzi, a prescindere da chi l'ha già vista e chi non l'ha vista, ditemi se vi piace, se siete contenti che siamo ritornati qui. Anche perché in questa casa ci sono molti ricordi
degli episodi precedenti, quindi sicuramente potranno farvi piacere e sicuramente sarà bello anche rivivere nuovi ricordi qui dentro. Quindi Michael, siamo d'accordo che, ragazzi, io e Michael siamo accordati che gli pagherò l'ultima retta della casa entro questa settimana. Ragazzi, questa è la nostra casa con le nostre Porsche, le nostre auto di lusso, la Ferrari, la Mercedes, la nostra Ferrari, un'altra ancora, quella di Jasmine. Quindi ragazzi, vedete, questa sarà la nostra nuova casa, che è anche restata la nostra vecchia casa. Datemi un parere, è bellissima, ditemi voi, Omega ci piace, Omega non ci piace. Quindi mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto e la casa vi è piaciuta, un bel like in su, mi raccomando, perché penso sia doveroso, dato che Cristiano Ronaldo, raga, ha cambiato casa, abbiamo cambiato casa. Spero vi possa piacere. Ragazzi, dobbiamo fare una cosa assolutissimamente prima che finisce il video. Guardate, la sto per fare. Ronaldo Junior, Jasmine, arrivo. Wow, colpo segreto. Vado, ho preso Ronaldo Junior in pieno. E c'è un po' di sangue a terra. Vabbè, ho sbagliato. Aspettate, Jasmine, non se ne... Jasmine, attenta. No, no, raga, mi sono sbagliato tutti i vestiti. Ronaldo Junior. Ma ragazzi, strano, guardate Ronaldo Junior, non sta reagendo. Ronaldo Junior, non dire che ti sei fumato una canna? Dai Ronaldo Junior, volevo scherzare insieme a te, che ora siamo tutti belli fisci, che abbiamo la casa nuova. Allora raga, che è successo? Nessuno c'ha voglia di scherzare con me? Jasmine? Ronaldo si è bagnato completamente i vestiti. Ditemi se la casa vi piace, cosa vorreste vedere nei prossimi video, e soprattutto gli altri calciatori che stanno per arrivare. Quindi è sempre valido, ragazzi, commentare e dirmi tutti quelli che vorreste vedere. Vi ricordo, quindi ragazzi, io vi ringrazio già se lo fate, di iscrivervi al mio canale per non perdere gli altri episodi con CR7 e Ronaldo Junior. Quindi mi raccomando raga, iscrivetevi. In descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione super limitata raga, quindi mi raccomando venitele a vedere. Esatto ragazzi, trovate le mie maglie ufficiali come questa qui, super edizione limitatissima. Quindi mi raccomando raga, passateci e andate a comprare, perché chi la compra lo vengo a salutare su Instagram. E sempre su Instagram, in descrizione trovate sia il mio Instagram che l'Instagram di Ronaldo Junior. Quindi ragazzi, veniteci a seguire, perché chi ci seguirà verrà salutato in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo, passateci 5 minuti, forza. Direi che per questo video è tutto ragazzi, la casa ve l'abbiamo fatta vedere, è bella, molto molto bella, qui c'è un'altra piscina. Quindi per questo video è tutto ragazzi, qui è Ronaldo, la casa nuova, come cozzo ragazzi, e becchiamo al prossimo video. E scherzo.